saranno distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando abbasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio per distruggere ogni carne. Parola di Dio. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli non servivano.
Nella Bibbia troviamo delle espressioni che ci indicano il rapporto tra Dio e il credente. Abbiamo i termini creatore e creatura, abbiamo i termini chiamata e risposta, oppure anche contratto, patto, alleanza, memoriale, tutte le espressioni che indicano realtà di relazione. E questo è dovuto al fatto che Dio è una realtà di relazione, innanzitutto al suo interno tra Padre, Figlio e Spirito Santo, e poi nei confronti dell'umanità. Sappiamo che l'apice, ecco, ovviamente quello dell'alleanza. Nella prima lettura si parla dell'alleanza di Noè, che poi troverà un miglioramento, un perfezionamento nell'alleanza di Mosè con i 10 comandamenti e un definitivo assestamento nella nuova ed eterna alleanza stipulata da Gesù nell'ultima cena. Ora, l'alleanza noaitica, termine che deriva da Noè. Il segno è quello dell'arcobaleno. L'arcobaleno era visto come un arco in mano agli dèi da cui si scagliavano le frecce confronto i loro addosso ai loro nemici per farli morire. In questa prospettiva invece biblica l'arcobaleno diventa un segno di vita. Non per nulla l'arcobaleno nel cielo compare quando ritorna il sereno, dopo che la burrasca è finita, e di lì appunto riprende la vita. E tutto ciò è stato sincronizzato con il fatto della costruzione dell'arca, con il fatto che 8 persone in tutto, ci dice l'autore biblico, quindi la famiglia di Noè, trovarono riparo nell'arca, e alcune coppie di esemplari di animali puri e impuri. Quasi come per dire che finita l'epoca della creazione, adesso comincia quella della decreazione, nel senso che il cammino deve prendere da capo, perché all'inizio ha avuto un suo epilogo fallimentare. Ma siccome la creazione è realtà buona, così leggiamo nella Bibbia, allora non può ovviamente essere annientata del tutto. Si cerca di salvare il seme buono, quello che produce. E allora ecco che da lì riprende il discorso dell'alleanza tra Dio e alcune persone che poi diventeranno popolo, poi diventeranno moltitudine e via dicendo. E in questa prospettiva ovviamente il regista è sempre lo Spirito Santo, è lui che ha creato l'essere umano, è lui che ha mandato sulla terra Gesù, è lui che sospinge Gesù nel deserto, ci dice l'Evangelista Marco. E cosa va a fare nel deserto Gesù dopo aver ricevuto il battesimo? Va per 40 giorni e 40 notti a compiere quelli che noi definiremmo gli esercizi spirituali. E lì viene da una parte a contatto con gli angeli che lo servono, ma dall'altra anche le bestie selvatiche. Ci viene da dire di conseguenza che il tutto è in una totale armonia, così come era all'origine dell'umanità, quando tutti gli animali, tutti gli esseri viventi vennero condotti davanti ad Adamo per indicare, per dare il nome e indicare la loro funzione. Ora, con Gesù, questa riconciliazione tra il bene e il male viene ai concorsi, viene tutto essere di nuovo realtà buona,
Ed è per questo che ha la forza di rimandare al mittente le tentazioni che cerca di infondere nei suoi confronti Satana, lo spirito del male. Allora superate lui queste prove, queste tentazioni, ecco che ha la forza di iniziare la sua missione e dicendo: attenzione, il regno dei cieli è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E inizia appunto la predicazione che lo porterà poi alla passione, alla morte di croce e alla risurrezione. Allora anche noi abbiamo a che fare con gli angeli e con le bestie selvatiche. Abbiamo a che fare con gli angeli, pensiamo al nostro angelo custode, ma anche alle prospettive di bene che ci derivano da Dio. Abbiamo anche a che fare con il negativo, con il male. Pensiamo quindi a tutte le tentazioni che infonde in noi Satana. E dobbiamo cercare anche noi di avere la forza di respingere, di rimandare dal mittente. Ma questo non possiamo farlo se non abbiamo la carica necessaria che può derivare semplicemente dalla preghiera e da una forte relazione positiva con Dio e con il nostro prossimo. È qui che dobbiamo invocare i doni dello Spirito Santo perché ci aiutino in questo cammino di conversione, e dovremo cercare di vivere in modo particolare in questo tempo di Quaresima, perché anche noi, ripercorrendo la strada che ha compiuto nostro Signore, possiamo, una volta giunti alla passione e alla morte, giungere alla nostra risurrezione, oltre che a proclamare con gioia: alleluia, il Signore risorto. Chiediamo dunque appunto di essere aiutati dal Signore Dio in questo nostro cammino, e in questo modo continuiamo ad affidarci alla sua bontà, alla sua vita.